Quello che voglio dire invece io è che la mia presidenza e la mia proprietà dell'Unione Sportiva è salda e non è in discussione. Così come non è in discussione la mia volontà di portare avanti i programmi che abbiamo definito con i miei collaboratori Andrea Riccioli e Roberto Gemmi, ai quali rinnovo la mia massima fiducia e stima, che sono programmi pluriennali rivolti alla costruzione di una società basata sul settore giovanile, strutture e un progetto tecnico ambizioso. Nell'affermare questa mia volontà ho più volte detto che sarei stato disponibile a farmi affiancare da persone che, condividendo il progetto, potessero darmi una mano. Nelle ultime settimane si è prospettata questa possibilità, che aveva la particolarità di essere incentrata sul miglioramento delle nostre strutture, a partire dallo stadio, che sono per noi essenziali. Per questo si è aperto un dialogo con interlocutori che erano per me legati a questo aspetto e al mondo delle costruzioni, che ha portato poi a quello che è diventato noto a tutti, in quanto divulgato dai mezzi di comunicazione, ma che ha portato anche a dare la percezione di un Ferretti che era intenzionato a passare la mano e a cedere il controllo della società. Non era e non è questa la mia intenzione. Se ho commesso un errore o sono caduto in un tranello, ce lo dirà la storia delle prossime settimane. Quello che è certo è che non era questa la mia volontà, che oggi ribadisco di voler rimanere al timone dell'US Arezzo e di voler portare avanti i nostri programmi. Ho cenato con la squadra venerdì scorso, sono stato con la squadra, lo staff tecnico e ho chiarito con forza questo aspetto. Sono contento di aver visto sabato, in campo, seppur in un campo infame e non degno della categoria come quello della Racing Roma, grinta voglia di lottare che mi hanno rasserenato. Sono consapevole che questa vicenda abbia rafforzato gli scettici nei miei confronti, che abbia dato argomenti ai miei nemici, che certo non mancano. Non posso dirvi che parleranno per me i fatti come sempre. Come ho fatto finora, manterrò fede ai miei impegni e garantirò alla squadra tutta la tranquillità necessaria per continuare la nostra corsa e sperare in quel lieto fine che noi sogniamo. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti quei tifosi che sui social mi hanno manifestato la loro solidarietà, mi hanno incitato ad andare avanti, ma anche coloro che in termini civili hanno manifestato le loro preoccupazioni, ai quali spero di aver dato risposta oggi e soprattutto ai quali parlerò con i fatti nei prossimi mesi. Per tutti i delatori, come sempre, non ho nulla da dire, volenti o dolenti, io vado avanti.